E allora adesso ricominciamo con una bella pagina che rappresenta plasticamente la ripartenza del nostro paese, anche la ripartenza culturale. Ci saranno in questo mese una serie di importanti avvenimenti, importanti manifestazioni. Ne parliamo con la Presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Disegni, che è con noi in studio. Buongiorno e benvenuta. Il sociologo Marco Revelli, buongiorno, piacere buongiorno. Di rivederla. Revelli, il coordinatore della Marcia di Perugia Assisi, Flavio Lotti, il critico letterario Francesco Carbognin. Buongiorno ad buongiorno. Entrambi, grazie per essere con buongiorno. Noi. Revelli, partiamo proprio da lei, perché insomma, tra l'altro le notizie ci aiutano, perché sono prossime le riaperture anche delle discoteche, non a capienza completa, no? Per esempio le discoteche riapriranno, che sono chiuse, riapriranno al 50% per la loro capienza, però insomma un segnale importante, no? Beh, direi di sì, soprattutto la riapertura dei luoghi della cultura, dei teatri, dei musei, di quegli spazi nei quali ci si incontra e si cresce insieme. Finalmente, ed è un bel segno, che ci si avvia per adesso ad uscire dallo stato d'emergenza, diciamo, e ad avviarci verso una normalità. È bene che questo segnale venga dato sotto l'egida della cultura, certo. Perché è un bene comune di cui è importante riappropriarsi collettivamente oggi. Beh, la cultura è quindi il dialogo, e il dialogo è il tema della giornata europea della cultura ebraica, che appunto, andando avanti su questo ragionamento, è uno degli eventi che torniamo, come dire, a celebrare in presenza, finalmente uscendo di casa, non soltanto online, e quindi noi mi disegni il dialogo, che peraltro tanto più significativo oggi in tempi in cui purtroppo vediamo che c'è un risorgente antisemitismo. Assolutamente, quindi abbiamo l'onore e il piacere di poter ospitare in forma dialogante in oltre 100 località in tutta Italia, 17 regioni diverse, e quindi con iniziative non solo delle 21 comunità ebraiche, ma di tantissimi enti dialoganti con la cultura ebraica. E in contemporanea affronteremo questo tema con tantissime modalità, quindi musicali, artistiche, mostre, visite, aprendo tutte le nostre località, sinagoghe, che diventano appunto luoghi di dialogo, di incontro e di scambio. E proprio il punto culturale è quello per arginare fenomeni di odio, non solo parlare del male, ma portare tantissima luce e far conoscere la cultura ebraica millenaria in Italia. E quindi tutto il contributo che abbiamo voluto e potuto e continuiamo a dare alla società italiana in forma assolutamente dialogante. E insomma, il dialogo senza dubbio è una delle armi più importanti, no? Contro il male. Dialogare, stare insieme, ed è per questo che ci spostiamo da Flavio Lotti, perché compie 60 anni la marcia Perugia Assisi, eccola, lo vedo collegato. Ci saranno quest'anno, insomma, si potrà tornare finalmente a marciare insieme. Insomma, questo è un altro tema importante, no? Dialogare, in fondo anche la riscoperta, la celebrazione dell'importanza della memoria, e stare insieme, che significa anche partecipare fisicamente insieme ad una manifestazione. Ma assolutamente, assolutamente sì. Dobbiamo ripartire, ma dobbiamo anche sapere dove vogliamo arrivare. E la nostra meta non può altro essere una società migliore, una società più giusta. Per questo domenica 10 ottobre migliaia di persone si rimetteranno in cammino da Perugia verso Assisi, per dire una cosa molto semplice: che dobbiamo smettere di fare le guerre, anzi che dobbiamo smettere di farci le guerre, quelle che ci mettono gli uni contro gli altri, e dobbiamo al contrario invece imparare a prenderci cura reciprocamente gli uni degli altri, e poi tutti insieme anche del pianeta, del mondo in cui viviamo. In sostanza abbiamo bisogno davvero di cambiare strada, e la Perugia Assisi ci aiuterà a riscoprire il piacere di camminare insieme dopo tanto tempo di chiusure, anche di individualismo, di separazione. Abbiamo bisogno di ritrovare
ritrovare e riscoprire il piacere di camminare insieme verso una meta comune, il nostro destino comune, un mondo più giusto e sano per tutti. Marco Revelli, abbiamo portato due esempi di buone idee, di buoni progetti, di buone intenzioni per la pace, per il dialogo. Sono iniezioni nel corpo vivo della società italiana, che è percorsa, come le altre società naturalmente, da veleni da cui dobbiamo difenderci. Sì, è esattamente così. Ce n'è un enorme bisogno di iniezioni salvifiche di questo tipo. Dopo un periodo nel quale avremmo dovuto migliorare, ma in parte siamo anche peggiorati, ci siamo chiusi in noi stessi, quel camminare insieme che è stato detto molto bene, adesso essere al centro della marcia della pace. Ebbene, dobbiamo riappropriarcene, perché siamo stati meno insieme. Forse in modo virtuale si comunicava, ma quella vicinanza col proprio prossimo ci è venuta meno. Direi che ci sono. Dialogo è la parola magica di queste iniziative, di questo momento, perché il dialogo presuppone in primo luogo il rispetto reciproco, il rispetto dell'altro. Ed è una risorsa rara, direi, nei nostri tempi. La marcia Perugia-Assisi, quella prima marcia del 24 settembre del 1961, era stata ideata, Aldo così Capitino, dire, da una figura straordinaria del nostro panorama culturale, che è Aldo Capitini, una figura a cavallo tra il mondo laico e il mondo cattolico. Infatti a quella prima marcia parteciparono uomini come Carlo Arturo Jemolo, grande intellettuale cattolico, e Renato Guttuso, grande artista comunista. C'erano persone come Italo Calvino, c'era Norberto Bobbio, che è riprodotto in una fotografia con un cappello di carta da muratore in una pausa della marcia sotto il sole. Amicissimo di Capitini era Guido Calogero, che scrisse un libro, Filosofia del dialogo, ed era in piena guerra fredda un modo di rompere le barriere, le cortine di ferro o di qualunque altra materia inquinante, e parlarsi. Viene da dire che giganti, Revelli, viene da dire che giganti. Mi piaceva molto, magari Revelli ce lo dice in chiusura, no? Dobbiamo, per capire insomma qual è il modo migliore per partecipare e camminare insieme, bisogna rispondere alla domanda su dove dobbiamo andare, dove vogliamo arrivare. Però diceva Revelli anche che è molto importante che questa ripartenza avvenga nel segno della cultura, e dunque noi oggi non potevamo che non ricordare Andrea Zanzotto, che il 10 ottobre avrebbe compiuto 100 anni. Lo rivediamo in questa intervista di Maddalena Labricciosa, che è una collega del TG1, un'intervista del giugno 2009. Guardate. Non è vero che i poeti devono soffrire per scrivere. Qualche cosa che pullula dal profondo dell'animo umano. Come cambia il modo di far poesia a 88 anni? E cambia molto anche. La poesia forse non è che un fantasma, ma un fantasma molto duraturo. Ho detto, ormai mi trovo in un'età in cui è sconcio discorrere della propria età. Carbognin, ci aiuteranno i poeti? Sì, assolutamente sì. E soprattutto poeti come Andrea Zanzotto. E
peraltro ascoltavo con attenzione i discorsi fatti prima di me e devo dire che tutti si ricorderanno il noto imperativo di Adorno, no? Cioè circa l'impossibilità di costruire opere di filosofia e di poesia e di arte dopo Auschwitz, dopo che l'umanità ha ingoiato se stessa, insomma. E ecco, a fronte di questo imperativo, io credo proprio che la poesia di Zanzotto sia il più grande gesto di rifondazione del fatto poetico che il Novecento abbia conosciuto. Un gesto di rifondazione che Zanzotto ha compiuto confrontandosi con gli esponenti più notevoli della cultura occidentale. Per quanto riguarda la cultura letteraria poetica, in particolare di area italiana, Dante, Petrarca, Leopardi, Montale, Ungaretti sono i padri di questa poesia, insomma. È una poesia che scandaglia le risorse e anche i limiti del linguaggio e della psiche, di ciò che ci rende animali pensanti, la lingua, insomma. È una lingua, dicevo, che ricerca un fondamento, un territorio, tanto per riprendere una metafora, insomma, paesaggistica di Zanzotto, un terreno da cui far germogliare una parola che riesca a esprimere ancora qualcosa di umano. Una parola non banalizzata e mistificata, libera dai condizionamenti delle retoriche ideologiche, della retorica del consumismo e della pubblicità, e dai dogmi della scienza, quelli che hanno prodotto le bombe atomiche, la strage del Vajont o, dato che siamo a Bologna, la bomba che ha fatto esplodere la stazione di Bologna. Tutti fatti, tra l'altro, raccontati nella poesia di Zanzotto, sì, insieme a innumerevoli altri. Allora, dice Carbognin... Sì, certo. Sì, chiedo scusa se interrompo, però... Cerchiamo adesso di tirare un le po' fila le somme. E diceva giustamente Carbognin, le parole che fanno germogliare una nuova vita. Allora mi disegni, qual è la parola a cui ci dobbiamo affidare, secondo lei? Sicuramente pace, ma direi giovani, perché sono loro, è quel dove andare, forse la risposta è di rivolgere le nostre attenzioni ai giovani, che sicuramente hanno moltissime risorse proprie e bisogna dar loro fiducia, ma vanno anche presi per mano ogni tanto e quindi guidati verso certe mete piuttosto che altre. Lotti, quanti Lotti. Giovani partecipano alla marcia Perugia-Assisi? Tanti, da quel che ricordo io. Tantissimi. Questa mattina siamo collegati con oltre 60 scuole italiane, più di 1000 studenti aprono la marcia Perugia-Assisi con un laboratorio sul futuro, un laboratorio in cui i ragazzi imparano cosa vuol dire non preoccuparsi del futuro ma lavorare con il futuro. E domenica prossima apriranno la marcia gli studenti dell'Università di Padova, che ha aderito, e di un istituto comprensivo di Sinalunga. E poi ci saranno medici, infermieri, persone che si occupano della nostra salute fisica, ma anche di quella dell'ambiente, ma anche di quella del mondo, la salute del pianeta, di cui dobbiamo sempre di più smettere di preoccuparci e dobbiamo occuparci. Ecco, la parola chiave è cura. Abbiamo bisogno di prenderci cura. Revelli, un'altra parola è scuola. Sicuramente, scuola che si coniuga immediatamente con giovani, e finalmente anche la scuola ritorna in presenza. E i giovani sono stati evocati giustamente, sono la grande speranza, sono le generazioni innocenti quelle su cui possiamo porre le nostre speranze, innocenti perché il mondo... in cui si ritrovano a vivere non è colpa loro, è colpa nostra. I giovani però credo corrano un rischio grave, che è quello del presentismo, del vivere in un assoluto presente in cui il passato viene amputato oppure viene consegnato a una zona indifferenziata dove le guerre puniche e le guerre mondiali dello scorso secolo si confondono tra di loro. Ecco, io credo che restituire una memoria vivente ai giovani, e finora sono stati grandi testimoni che l'hanno trasmessa, sono stati Primo Levi,
sono state le vittime di Auschwitz, dello sterminio, sono stati combattenti per la libertà, i quali stanno scomparendo. È compito della scuola, è compito nostro mantenere vive quelle voci, sapendo che la cultura non è qualcosa che si acquisisce passivamente. Giustamente Zanzotto diceva: occorre sofferenza per fare poesia, e ogni conquista culturale è anche il prodotto di una sofferenza, di uno sforzo su se stessi e anche di un modo di stare insieme. La cultura si acquisisce in un sistema di relazioni, certo. Nella relazione. Grazie Revelli. Grazie a tutti. Fatemi dire che, a proposito di quel che diceva Lotti, la cura, beh, ci sono anche le donne che la cura, bravissima, diciamo, in questo momento storico l'hanno molto molto garantita. Ne riparleremo sicuramente, certo. Grazie ai nostri ospiti. Grazie a tutti. Grazie Carbognin. Grazie Lotti, grazie Revelli. Adesso siamo al